Benvenuti a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Darwin e oggi ci troviamo qui. Ma dove va questa autobotte? Forse ho sbagliato strada. Vabbè, comunque sia, ci troviamo all'aeroporto di Fiumicino, Roma Fiumicino. Ho appena impostato l'aereo in cold and dark, quindi come possiamo vedere abbiamo la GPU spenta. E ovviamente nella configurazione di base è una cosa un po' scorretta, però vabbè. Per fini simulativi quest'oggi, io vi voglio mostrare tutte le procedure di un breve volo. Avremo un Roma Fiumicino, Cagliari Elmas. Il volo è abbastanza breve, durerà circa una mezz'ora. Volevo tralasciare l'unica cosa, i passeggeri e il cargo. Lo facciamo noi in automatico. Per questioni simulative, perché ci dovrebbe pensare, diciamo, gli operatori di terra, quasi di queste cose. Noi qui di solito le facciamo, però oggi io non lo faccio, e lo facciamo con le checklist. Quindi ho recuperato delle checklist complete per il nostro Boeing 737-800 New Generation. Dalla PNDG, e quindi io comincerei subito. Quindi ci troviamo in una situazione di cold and dark, vedete che è tutto spento, e quindi direi che possiamo cominciare il tutto. Quindi secure cabin, landing gear down, speed brake down, flaps up, battery, e quindi andiamo ad attivare le batterie, on and covered, standby power, auto and covered, DC voltimeter, subat, perfetto, AC voltimeter, su standby power, quindi lo mettiamo, ok. Master Caution, lo applichiamo, disengage, Electric Hydro Pumps, quindi diamo un'occhiata, e sono su off, Fuel Pumps, all off, Interior Light, as required, quindi siamo a posto, c'è abbastanza luce. A questo punto ci connettiamo alla ground power, e questo lo facciamo, scusate, da qua tramite FS Action Ground Service Request Ground Power. Quindi attendiamo che di collegarci appena si accenderà questa spia. Perfetto. L'abbiamo attivato, quindi siamo alimentati da terra. Connect and on. AC voltimeter ground power. Ok. Emergency light armed and covered. Seat belt auto. External light. Abbiamo le position su steady, perfetto. Wheel, logo e wing, as required. Al momento siamo a posto, c'è abbastanza luce, non le accendiamo. A questo punto, testiamo gli allarmi. Ok. Le oxygen mask. Con le oxygen mask siamo a posto. Sì. Adesso FMC. Devo settare fuel and load. Adesso mi vado a vedere dal mio piano di volo quanto bisogno. 8083. 8083, vediamo
settato i chili di carburante, continuiamo nel payload, eravamo 184 passeggeri, quindi ci siamo, siamo pieni al 100%, perfetto, quindi sarà un volo bello, bello carico, perfetto. Quindi poi le Resirk Fan su auto, ci siamo. I pack su auto. Autopilot off. IRS selector su nav, quindi nel rover. Nav, perfetto. A questo punto sull'FMC ci dobbiamo mettere i nostri dati. Ovviamente nella realtà l'IRS ci impiega non meno di 7 minuti per allinearsi, e qui per motivi di simulazione abbiamo accelerato questa cosa. Nella realtà vi faccio vedere qui sopra, potremmo visualizzare i minuti che ci mancano andando su HDG status. Ovviamente adesso sono già allineati, quindi perfetto. Adesso stanno finendo di allinearsi, ma comunque sarà una cosa abbastanza immediata. Comunque sia, Gate mi pare che sia il 508, non vorrei dire una stupidaggine, però vabbè, questo ci interessa relativamente. Copiamo il GPS sinistro e lo incolliamo. In questo modo siamo a posto. Andiamo su route. Destination Lima, India, Eco. Oggi decolleremo dalla pista 25. Quindi queste cose poi in teoria ce le dovrebbero dire i controllori. Io vi ho già preparato il piano di volo, quindi ce lo sta caricando. Quindi non lo mettiamo questa volta in manuale. Perfetto, adesso fatemi dare un'occhiata. Ok, route uplink ready. E quindi load. Ecco, qua ci ha resettato la pista. Dobbiamo attendere un istante. Ok, perfetto. Andiamo su activate. E adesso possiamo rimettere la pista. Perfetto, diamo un'occhiata, sono pochi punti rotta che avevamo già impostato. Quindi voleremo una quota di 29.000 piedi. Ok, mettiamo un cost index, che è quello vero di Ryanair, che è 6. Riserva carburante, facciamo 2. Zero fuel weight, glielo facciamo calcolare in automatico. E diamo un'occhiata ai dati della media del vento, e siamo 28011, quindi 28011. Perfetto. Ok, a questo punto nell'N1 limit è una spinta a molto bassa, perché sappiamo che Ryanair tende a risparmiare, quindi usano D-rate anche per la salita, magari su climb 1. Ok, e andiamo nella pagina del take-off. Intanto stavo dando un'occhiata fuel cargo. Ok. Quindi a questo punto andiamo avanti, che abbiamo fatto la berth init, per il take off lo facciamo dopo. Quindi
Continuiamo con la nostra checklist. La fuel pump forward number one. La attiviamo. E più on and start. Adesso dobbiamo attendere che vada in temperatura lei più. Ci impiega un attimo. E quindi vedete, ok, low pressure adesso sta aumentando di temperatura. Io intanto sto dando un'occhiata alle varie checklist. Perfetto, ok. Sì, allora diciamo che questo volo lo facciamo senza il controllo del traffico aereo, per una questione di praticità, perché voglio fare un video relativamente breve, però completo in tutto e per tutto. Quindi, ok, vedete, ci siamo, Gen Bus, quindi a questo punto possiamo attivarli. Più engine and blitz on assist altimeter su e più, perfetto. Poi ci dà un master caution, ora sono a posto. A questo punto dovremmo chiedere le clearance per la nostra rotta e quindi ci verrà dato uno squawk e un'altitudine iniziale. Metterei magari 6.000 piedi per iniziare e uno squawk, visto che è un volo un IFR non controllato, lo standard è 2.000. Ok, a questo punto, dopo aver ottenuto le clearance, possiamo inserire gli altri dati e quindi, visto che siamo belli pieni, partiamo con il flap a 5. Il centro di gravità glielo facciamo calcolare in automatico. Saremo parecchio pesanti quest'oggi, eh? Quindi 6,30 di trim e velocità da mettere nel pilota automatico sarà la V2 più 10, come fanno i PIL da standard operation di Ryanair. A questo punto ci sarà pure data una SID, quindi la andiamo a mettere, che sarà, ve lo dico subito, la ESI 7 Hotel. Diamo un'occhiata, perfetto. Quindi a questo punto la prossima mossa è ovviamente attivare le più bleed. Siamo l'initial altitude, abbiamo detto 6.000 e l'abbiamo messa. HDG take off runaway, e me la vado a prendere, che è 247. Perfetto. IAS max speed set view V2 speed, quindi a questo punto la andiamo a prendere da qua, che era 151. Beh, di solito Ryanair fa la V2 più 10. Questo dipende un po', perché il manuale Boeing fa più 15, Ryanair più 10. A questo punto, yaw damper on. Scusate. Yaw damper è qua su on. Attenzione, in questo caso Ryanair consiglierebbe di farlo, anzi obbliga proprio i piloti a attivarlo dopo
che motori sono stati avviati. Però io qui sulla checklist di questo simulatore in particolare mi dice di far così, ecco perché c'è una discrepanza. Poi mi metto anche il segnale di fumo, non so perché non ce l'avevo, ma lo faccio io. A questo punto, you damn pump, fuel pumps, attiviamo tutte. Crossfit valve, la testiamo. Nel frattempo, Windows Heat on. Poi, wing and engine anti-ice as required, la temperatura è molto buona, quindi non c'è problema. Quindi possiamo chiudere la valvola. Wind heat, allora, hydraulic pumps all on. Perfetto. Poi, flight altitude e landing altitude. Impostiamo. Quindi qui va 29.000 piedi e Cagliari Elmas mi pare sia 150, questo poi me lo vado a verificare, però cambia veramente di poco e va bene così. Flight directors on. LNAV e VNAV as required. Ovviamente non ci fa attivare subito il NAV perché per questa partenza saremo leggermente, dovremo usarla noi in manuale almeno all'inizio. Auto brake su RTO. Com radios set, al momento non abbiamo comunicazioni radio. Ground connection remove all. Quindi andiamo nel menu su Ground Service, disconnettiamo e dobbiamo chiudere le porte. Quindi possiamo chiudere visto che ne avevamo una sola aperta e anche se è una cosa che non dovremmo fare noi, però lo facciamo comunque. Facciamo andare via le scale che avevamo qua accanto. Perfetto. E quindi con questo concludiamo la Secure Cabin. Ok. Adesso partiamo con la Before Start Checklist. Parking Brake. Set. Perfetto. I chocks. Li rimuoviamo. Ok. Take off briefing, ok. I packs vanno su off, quindi spegniamo l'aria condizionata. Anti-collision light on. Transponder. Allora, mettiamo. Ok, facciamo il test. Engine area. Non c'è, è tutto libero, quindi siamo a posto. Clear. E lower display unit su engine. E già siamo a posto. Quindi before start checklist complete. A questo punto dobbiamo richiedere il pullback e lo start. Quindi ipotizziamo di averlo chiesto, ci hanno autorizzato al push e alla messa in moto. Quindi noi da qui selezioniamo pushback. Dovremo andare verso destra, quindi ok, selezioniamo e attiviamo. Perfetto. Allora, a questo punto dobbiamo avviare i motori.
chiedono di togliere i freni. Ovviamente l'allerta dipende da ogni aeroporto, ha un punto diverso in cui si possono avviare i motori. Di solito è leggermente più indietro rispetto a dove siamo, cioè quando il pushback è già completo. Io adesso per motivi di tempo lo avvio prima. È solo per questa ragione. Nella realtà si fa quando il pushback è già completo. Quindi abbiamo portato siamo arrivati al 25% di N2. E abbiamo avviato il motore numero 2. Quindi verifichiamo che sia tutto corretto. A questo punto possiamo anche allora. E lo mettiamo su continuous. Facciamo anche il motore numero 1. Ripeto, questa cosa la dovremmo fare una volta fermi. Questo mi prendo una piccola libertà poetica sul tutto. E magari possiamo anche settare l'altimetro. Vabbè, è su standard 25%. Ok, ho messo i freni. Attendiamo. Perfetto, che scatti. Le prime del taxi devono essere su continuous. In pratica sono una sorta di candelette, un dispositivo che ci permette di che i motori non si spengano, specie nelle fasi più delicate, che sono quelle del decollo e dell'atterraggio. A questo punto, perfetto. Ragazzi, abbiamo completato la engine start. Before taxi checklist. Gen engine switches to on. AC voltmeter gen 1. EPU off. EPU bleed off. PAX on, isolation valve su auto, probe hit on, engine anti-ice, ice required, al momento non ci interessa, flap, impostiamo. Sono a 5, perfetto. Attendiamo che si posizionino. Trim. Lo impostiamo. Verify set. Sì, non l'avevo visto prima. Chissà ormai, no, forse me la devo rileggere per bene questa checklist, che forse ha qualche piccolo problemino, ma vabbè, niente di grave. Ok, ci siamo, era 6.3. Ok, trim a posto. Flight controls. Diamo un'occhiata, adesso diamo un'occhiata esterna, noi che possiamo, e ovviamente la diamo anche interna. Ok, free and correct.
Recall, check. Lower display unit, off. A questo punto dobbiamo chiedere le taxi clearance. Poi, runway turn off light as required, non ci interessano al momento. E tica su test, che forse mi era scappato di farlo partire anche prima. Vabbè, poco male. A questo punto le before taxi, checklist complete. E a questo punto possiamo, una volta accese le luci di taxi, avevo saltato un passaggio, infatti c'erano, ma non l'avevo fatto, scusate ragazzi. Nella realtà c'è uno che ti legge tutto sto po' di roba. E quindi adesso effettuiamo il rullaggio. La pista 2.5 è qui, è proprio qui a due passi. Ho scelto appunto anche un gate abbastanza vicino per non perdere troppo tempo. Ok, qui abbiamo i dati per il taxi, ci indica le velocità massime che possiamo raggiungere, ci sta bene. A me piace sempre dare, visto che possiamo, un'occhiata da fuori, un po' come sull'Airbus A380 e anche altri, che ti permettono, che hanno le telecamere a bordo, questo ti permette di vedere il tutto da fuori. Mentre teniamo controllato che abbiamo comunque i flap a 5, quindi si sono posizionati correttamente. Ok. Per questa volta, per una volta tanto, facciamo un rullaggio breve. Di solito vi ho abituati, anche nei miei voli precedenti, a fare rullaggi infiniti. Infatti c'è chi me l'ha scritto anche in simpatia nei commenti, che ho passato più tempo in taxi io dal gate di Palermo alla pista, mi pare fosse la 02, che lui andando in taxi a Firenze, che in effetti c'ha ragione. Ok, dai, che siamo qui, siamo anche abbastanza, forse fin troppo veloci, va bene. Posso mettere il motore in idle. Ok, vediamo che con il vento, c'è un bel po' di vento. Quelli cosa sono? Tipo 10 nodi quasi. Mi sono forse un po' allargato, tendo a farlo. Prendiamo un colpetto sui freni, perfetto, ci siamo, quindi possiamo entrare in cabina. Ok. A questo punto un colpetto sui freni. E lì inseriamo before takeoff. Allora, parking brake set, auto throttle arm, center fuel pumps as required, le attiveremo dopo, anti-ice as required, cabin light as required, flight instrument check, engine instrument. È tutto a posto, quindi check. Brake temperature, check. Take off delta, le abbiamo controllate, 161, perfetto. Nav equipment, check.
questo punto dovremmo chiedere l'autorizzazione all'in-app al decollo. Quindi mettiamo di averlo ottenuto. Quindi landing light on. Runway turn off. E qui lui mi dice on, anche se i piloti Ryanair mi hanno detto di spegnerle in effetti. Però vabbè, al momento le terrò così. Taxi light off. Position light, ci siamo. Sto ben steady. Transponder. Transponder su. Perfetto. Tara. A questo punto ci siamo, ragazzi. Possiamo togliere i freni. Attiviamo anche il traffic. Push on. Attiviamo anche il terrain, anche se comunque ci interessa relativamente. Perfetto. Tutto perfettamente impostato, sì. Punto, visto che il decollo è una fase abbastanza concitata, nella realtà appunto, cioè quando c'è positive rate climb, ovviamente me lo chiama lui, quindi alcune cose di questa parte non le seguo proprio alla lettera rispetto alle checklist perché sono da solo e mi verrebbe da parecchio difficile. Perciò, ready, I have control, quindi portiamo i motori al 40%. Toga. Check. Quanto vento. Gear up. Quindi, 1000 piedi. Flaps 1. Se farlo da solo seguire le procedure è parecchio complesso. Ok. Quindi la piedi, possiamo andare a fare il flap. Ok, e adesso possiamo attivare il pilota automatico. Quindi, after takeoff checklist, autobrake off, engine start switches off, mi ha un po' stallato, sì, ok, aveva perso un attimino di velocità sulla spinta perché in effetti siamo decisamente pesanti. Questo perché è successo, ragazzi? Perché ho usato un ratio di spinta veramente basso di N2. Guardate, siamo circa il 90%, che è lo standard di Ryanair.
quindi stiamo un pochino faticando a salire, stiamo un po' spingendo l'aereo al limite per tenerne bassi i consumi. Io avrei dovuto magari usare un N1 al 95%, un D-Rate 1, però vabbè, abbiamo fatto il D-Rate 2 perché in teoria si fa così. Comunque, dicevamo, in Just Start Switches le avevo fatte tutte e due, sì. Perfetto. Gear lever off. Flaps rise on schedule. Quindi perfetto, ci siamo. Autopilot on. Lnav, vnav as required. Way to not light off. Cabin light as required. After takeoff, checklist completed. Adesso abbiamo le restrizioni sulla velocità che abbiamo faticosamente raggiunto. Infatti è una cosa negativa in generale del simulatore, che non riesce a percepire il peso dell'aereo, e quello magari ti evita di fare determinati errori come quello che ho fatto poco fa, che sono in effetti salito e la velocità non era troppo elevata, però da procedure Ryanair solitamente appunto si alzano a 1000 piedi flaps 1 e a 2000 piedi flaps up. Quindi adesso, ok, in effetti siamo a 6000 piedi, so mettere su standard. E possiamo dirgli di salire. Adesso vabbè, ho già dato l'altering. È davvero complesso fare tutto da soli, ragazzi. Cioè, seguire tutte le procedure. Perché avete visto che di solito è anche abbastanza facile, quando non si seguono alla lettera. Seguirle alla lettera è abbastanza complesso. Ok, sto guardando i prossimi steps. Adesso attendiamo di raggiungere i 10.000 piedi, quello sarà il massimo prossimo punto. Vedete che tra la top of climb e la top of descent c'è veramente pochissimo. Colpa anche mia, non potevo fare in un volo di prova un aereo scarico, che sarebbe stato più comodo. No, a me piace divertirmi. E quindi soprattutto poi lo vedremo all'atterraggio. 10.000 piedi, quindi landing light off. Seat belt, piano suoto, quindi vabbè, teniamole comunque suoto. Visto che abbiamo un po' di carburante nel serbatoio centrale, possiamo attivare le pompe centrali. E per l'anti-ice quanti gradi ci sono? 12. Diamo un'occhiata un pochino al meteo. Allora, io attualmente non c'è umidità visibile, quindi per il momento ho deciso di non attivarli, perché la regola è di attivarli ad una temperatura compresa tra i meno 10 e i più 10, e con moisture visible, quindi con umidità visibile. In questo momento, anzi, sta quasi aumentando la temperatura al momento, ma perché vabbè, siamo sull'Adriatico ed è il primo di giugno nel momento in cui sto volando in questo momento. Quindi per la climb checklist l'abbiamo fatta, quindi siamo a pagina 2, l'abbiamo completata, ce ne rimangono poi altre due. In cui, allora, adesso ci diamo un'occhiata veloce, comunque sarebbe Engine and Instruments Monitor, vabbè, quello ovvio, Fuel Quantity, check,
abbiamo tantissimo. Non so neanche perché ne ho caricato così tanto. Fatto i calcoli su SimBrief, davvero tanto per la tratta. Però vabbè, appunto, ci divertiamo tanto all'atterraggio. Lights as required, va bene. Central fuel pumps off when empty. E in effetti erano già vuote. Perfetto. Infatti le avevo attivate perché credevo di aver più carburante. In effetti questo è un passaggio che non andava fatto, ma va bene, non cambia nulla. Prossimo punto sarà nella checklist 40 miglia nautiche before la top of descent, e la vediamo qua. Dovremo controllare le informazioni sull'aeroporto, l'altimetro, e poi controllare, ci daranno appunto la pista, che in questo caso atterreremo sulla 3-2 a Cagliari Elmas, quindi appunto quella che va verso nord, e dovremo poi impostare i dati per la pista per l'atterraggio. Quindi vabbè, adesso attendiamo, è ancora presto, è una cosa che tendo a fare presto, però vedete, la colpa è tutta di questo cost index 6. Ci ha quasi ammazzati. Quindi sì, in effetti Ryanair forse spende di più per l'addestramento e insegna tecniche, dico tra virgolette, particolari. Perché per esempio i voli Ryanair arrivano sempre molto veloci, anche in fase di approach. Arrivano sempre molto molto veloci e frenano praticamente all'ultimo. Anche questo è un modo per risparmiare carburante. Quindi questo sì, è un volo Ryanair. Sto cercando di rispettare il più grosso. Ovviamente non tutto. Non tutto al 100%, ragazzi. 100% è un simulatore su un computer con un joystick tipo quello dell'Airbus. È impossibile. Quindi se c'è qualche pilota che mi guarda, e ce n'era qualcuno, ragazzi, non siate troppo pignoli, nel senso, ce la sto mettendo tutta. Perfetto. Quindi la nostra salita procede. In pratica arriviamo su e dopo pochissimo dovremmo già avere già tutti i dati. I dati della cruise. Ci siamo. Temperatura. Infatti mi dà un'occhiata anche fuori. Non mi sembra che ci sia. Oddio, questa umidità quella. Cosa sto guardando? Che di fronte a me. Ai ai ai, ci potrebbe essere un tempo non tanto bello. Quindi io magari aspetto prima di. Cioè, controllo già com'è il meteo. Allora. Vabbè, è variabile, quindi vabbè, aspettiamo. Aspettiamo, perché forse sarebbe meglio atterrare sulla pista 1-4. Però per questo volo volevo un pochino simulare, tanto non saranno tanti nodi di vento che avremo in coda. A questo punto magari però il TS lì attivo, vedo un po' di umidità e la temperatura comunque. Siamo andati sotto zero. E quindi dai, faccio soltanto questo piccolo taglio, tanto dovremmo solo arrivare in quota, non c'è altro da mettere. Ci risentiamo tra pochissimo quando saremo pronti a scendere. Rieccoci amici, abbiamo già raggiunto la top of climb, siamo prossimi alla top of descent e quindi andare a impostare i dati per la discesa. Quindi mettiamo la star. Infatti faremo la Covas 1 Fox.
Foxtrot. E così dovremmo essere. Transition, sì, la mettiamo. Perfetto. Controlliamo che non ci siano discontinuità. Perfetto. Non ce ne sono, ottimo. E quindi a questo punto possiamo cominciare a dare un'occhiata. Sì, vediamo anche dall'interno. Ok, su un volo Ryanair usiamo massimo il flap a 30, quindi 152 più 5, 157 nodi, e impostiamo i dati della pista, quindi prua 317, ok, mettiamo sulla course di entrambi i piloti automatici, 109.5, quindi la frequenza del localizzatore alla pista 3-2 di Cagliari. In effetti adesso ci ha ricalcolato in effetti la top of descent, perché si è allungata di parecchio il nostro percorso, però almeno con questo siamo a posto. Nel frattempo diamo un'occhiata, quindi diamo sempre un controllo, FMC Approach Speed Ref l'abbiamo settato, 30 gradi, Localizer Frequency Set, ILS Lock Course, e quindi possiamo completare l'FMC Descent Page, nella pagina Forecast. E adesso voglio fare un esperimento, perché mi pare di averli caricati. Mi pare di averli caricati. Però voglio vedere se me li mette lui in effetti in automatico o meno. Se non lo fa, lo faremo in manuale. È la prima volta che utilizzo questa funzione, quindi non ho idea se funzionerà. Ok, ci dice che è pronto. Sì, perfetto. Ce li ha messi anche correttamente. Ovviamente, guardate, abbiamo il vento, un po' di vento in coda. Ottimo, dai, sono contento che funzioni anche questa funzione. È una cosa che non avevo mai usato prima. Prima facevo sempre tutto in manuale, come avete visto anche negli altri video. Ci siamo, tutto a posto. Perciò al momento direi di fare ancora un piccolo taglio, perché mi interessa adesso farvi vedere poi la discesa e infine l'atterraggio. Sarà un atterraggio veramente tosto, ragazzi, vi avviso. Voglio provare a farlo io con un bel po' di vento in coda, e l'aereo è decisamente pesante. Però non è una cosa impossibile, voglio mettermi alla prova. Perciò restiamo a vedere, ci vediamo tra poco. Eccoci, ragazzi. Allora, una cosa che... Sì, perfetto. Una cosa che sto notando, perché ho centinaia di ore di esperienza sul simulatore, ma questa è la prima volta che cerco di eseguire tutte le procedure effettive in stile Ryanair, ed è anche abbastanza complicato, perché guardate, anche solo prima della top of descent, già con questo cost index siamo già a 250-240 nodi. Ah, già che l'abbiamo raggiunta, quindi a questo punto ovviamente l'abbiamo raggiunta e possiamo cominciare a discendere. Io metterò, visto che non abbiamo nessun controllore, 2500 piedi per il momento.
Dicevo, è abbastanza complesso gestire il tutto così. A parte che si va abbastanza lenti, intanto, come potete vedere, siamo sopra la nostra cara Sardegna. Siamo arrivati, quindi arriveremo e poi gireremo per atterrare con la prua 317. Comunque sì, dicevo che a parte l'andare molto più lenti, anche le prestazioni del motore, cavolo, se vogliono farci pagare poco i biglietti, devono sforzare poco i motori e è decisamente diverso rispetto a quello che faccio di solito come nei voli. Che magari uso un cost index di 20, qui stiamo usando 6. E poi anche gestire l'N1 che è al 90%. Comunque sì, è cominciata la nostra discesa, quindi vediamo su descent the ice as required, li teniamo intanto. Landing altitude, check. Recall, check. Auto brake as required. Allora, arriveremo veloci. Però se li metto a 3, cioè Ryanair non li mette mai a 3, se no ammazzi i passeggeri, dice qualcuno. Per cui li teniamo a 2, arriveremo anche abbastanza veloce, quindi vedremo se non mi schianto. Cioè, se vedrete questo video, vuol dire che ce l'ho fatta a non schiantarmi. Speriamo bene. Quindi, auto brake as required. E quindi per il momento dobbiamo solo aspettare di settare poi l'altimetro. E basta. E ovviamente tenere 250 nodi sotto i 10.000 piedi, ma ci siamo già perché con queste procedure Ryanair stiamo andando veramente lenti, cioè rallenta prima di scendere. E quindi dai, va bene, sì, è il nostro percorso verso, poi arriveremo a Covas e poi faremo tutto il nostro bel tragitto. Ma se possiamo già zoomare di nuovo, se si vede qualcosa, ovviamente no, però adesso ce lo teniamo così. Velocità corretta. Fatemi dare un'occhiata. Magari per voi, che vi può essere tornare utile, teniamo questa. Ok, così vedete anche il percorso che facciamo. Io intanto mi vado a dare un'occhiata agli ultimi aggiornamenti meteo. Li vado a vedere da qua. No, vabbè, c'è un bollettino è di 45 minuti fa, quindi. E chi lo sa, senza la torre che ci indica, non lo so, però sì, si sta innuvolando. Vediamo un attimino le previsioni. Nubi sparse. Vediamo un attimino se c'è qualcosa. Evoluzione graduale? No. Semplicemente aumenterà forse un po' il vento da sud, quindi adesso ci proviamo. Se veramente vedo che è troppo pericoloso, tenterò, faremo un missed approach o un go around più probabilmente. Adesso vediamo. Si go around, per mi sa approach, sarebbe molto prima, quello lo azzecchiamo. Ma vediamo. Mi spaventa un po' tutto questo vento. E ovviamente, ripeto, potrei fare benissimo la terra sulla 1.4, però
Sono fiducioso che Madre Natura ci aiuterà. Il problema sono la direzione di Ryanair che non ci perdona. Ok, direi che possiamo fare un altro piccolo taglio perché tanto comunque la discesa è molto 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 lenta. E eccoci ragazzi, abbiamo appena passato Covas. Quindi la discesa procede, 7 gradi, oh, qui ho urtato, ahimè, questo va bene. Come potete vedere sulla mappa, magari la zoomiamo un pochino, se riusciamo, ok, perfetto. La temperatura ci siamo, quindi possiamo a questo punto disattivare, disattivo tutti che va bene. Ci stiamo avvicinando ai 10.000 piedi, quindi vabbè, con la velocità siamo a posto, le landing lights a breve le accenderemo e accenderemo anche il segnale dalle cinture di sicurezza. L'avevo lasciato io in automatico su on. Ci chiede un po' di aerofreni per diminuire la velocità, perché dobbiamo arrivare sui 240 qualcosa nodi. Perfetto, mentre li teniamo attivi, a questo punto io accendo le luci e anche se era su automatico, adesso le mettiamo su on. Ok. La velocità siamo a posto. Cos'è? 240 nodi, quindi possiamo al momento togliere gli speed brake. Tra l'altro, visto che un pochino il vento deve essere un po' diminuito, quindi vediamo se fare un appontaggio, se tenere l'autotrottle armato, se fa un autolanding, vediamo, o se farlo in manuale. Sinceramente preferirei di gran lunga farlo in manuale, che ve lo dico a fare. È questo il bello. Ok. Io magari modificherò un pochino il nostro tragitto, cercherò di scendere un pochino prima per avere più tempo poi per controllare il tutto. Un QNH di 1014 ho visto, quindi a breve lo sposterò. Lo imposteremo. Poi sì, c'è stato qualche pilota che mi ha detto: ah sì, i veri piloti non usano il tasto B per regolarlo, e in effetti hanno ragione. Banalmente, lo regoliamo da qui. Solo che ribadisco, nella realtà le cose si fanno in due. E magari ho fatto anche un briefing un pochino più interessante di come l'ho fatto io. Vabbè, tutto procede per il meglio. Anzi, possiamo magari accelerare a questo punto. No, aspettiamo un momento per accelerare la nostra discesa. Voglio mantenermi il più originale possibile alle istruzioni delle operazioni di Ryanair. Perché nella realtà probabilmente il controllore mi farebbe allineare prima, far scendere un pochino più rapidamente. Ok.
Mazza se andiamo lenti, cioè vabbè, andare a questa velocità qua è corretto. È un po' dopo che... Poi in effetti noi siamo un pochino più... più carichi, quindi potremmo anche a breve, magari appena iniziamo questa virata, faccio tutto in... cioè, non uso più i dati dell'FMC e accelero un pochino le procedure. Nel frattempo possiamo vedere, l'aeroporto è circa là, quindi adesso stiamo andando al VAR di Carbonara, come potete vedere, verso lì e poi a breve vireremo a destra. Siamo anche un po' veloci e preferirei rallentare il più possibile. Quindi io direi impostare il level change, accendiamo gli aerofreni e comincerei a mettermi a 210 nodi. Intanto, ok, l'altimetro è settato correttamente. Adesso siamo un pochino alti, ma perché sto rallentando io, sto facendo questa cosa in manuale. Magari aumentiamo un pochino. Perfetto, così adesso l'aereo comincerà ad abbassare il muso. Sono una discesa un pochino più ripida, però vedete che recuperiamo in fretta. Anzi, andiamo forse un pochino più basso. Quindi a questo punto direi di tenere 3000. 3000 mi sembra corretto. Da questo momento vado in manuale. Con le altitudini, perfetto. A questo punto direi di tenere il flap a 1. E rimettere la VNAV in questa maniera, vedete che rallenta di molto per conto suo. Ok, a questo punto direi faccio una piccola cosa, mi metto 2 quadratini, 2 circoli per vedere in effetti. Ah sì, abbiamo un bel po' di vento. Ok, da adesso me ne sto in manuale. Vedete che la velocità si abbassa costantemente. Possiamo già andare con i flap a 10, quasi quasi. In questo modo avremo il sostentamento che ci serve. Sì, no, dai, sembra che se la cavi bene anche. Forse il pilota automatico pilota meglio di me. 8.700, perciò flap a 10. Ci stiamo allineando con la prova pista. Vediamo il flap a 30, 155, speriamo ci basti, no? E a questo punto possiamo dare l'approach. Ok, a questo punto non si vede davvero una mazza, quindi sì, ci conviene andare con l'autolanding. Aspetta, possiamo toglierli, gli aerofreni che li avevo forse tenuti fin troppo, in effetti. Ok ragazzi, ci stiamo allineando.
Altitudine corretta. È tutto corretto. Non si vede davvero una mazza. Perfetto. Ok, l'approccio è entrato. A questo punto, altimeter check, localizer frequencies check, localizer course check, approach arm, landing gear. Adesso aspettiamo ancora un istante per abbassarlo. Sì. A questo punto possiamo armare i speed brake. Accendiamo anche il secondo autopilota, così vediamo se fa un autoland o meno. Mettiamo gli engine su Continuous. E a questo punto io direi che possiamo abbassare il carrello. E anche i flap. Ok, qui adesso questo segnale è giusto, perché siamo in effetti forse un po' lenti. No, un po' veloci, che cavolo. Devo abbassare leggermente la velocità, però va bene ragazzi, adesso si riduce. Perfetto, siamo arrivati un pochino veloci. E la impostiamo su 155. Ok. Ok, flap 30, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, vabbè, dai, la pista è in vista. Sì, vediamo che abbiamo su 4-5 nodi di vento, perché la tassa in effetti è un pochino più bassa. A questo punto direi che possiamo anche disattivarlo il pilota automatico, visto che siamo 2000 piedi, la pista la vediamo correttamente, con la velocità ci siamo, quindi disattiviamo il pilota automatico e ce la facciamo tutta in manuale. E che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Magari possiamo disattiviamo anche. Ok, adesso ce l'ho io in manuale. Anche la velocità. Ok, lo fermiamo un po', sono sull'watermark, sono leggermente alti, ma non è un problema. Siamo leggermente veloci, ma va bene così. Ok, sicuramente continuiamo. Sono andati leggermente lunghi, ma dai, va abbastanza bene, ragazzi. Allora, ok. Ok.
Freni, scusate, ma ho un tasto sulla tastiera per il reverse che fa abbastanza schifo. Ci utilizziamo tutta la pista, ragazzi. Vabbè, niente di grave, tutto bene. Anche perché 60 nodi. Ce l'abbiamo fatta, dai, avrei potuto fare di meglio, ma poteva andare anche molto, molto, molto peggio, considerando l'enorme peso che abbiamo e tutto il resto. Ok, perfetto. A questo punto ci fermiamo qui. Ovviamente non ho letto le procedure in questa parte, che erano after touch jump, thrust reverse, autopilot off, era già su off, autothrust off, a 69 i thrust su idle, l'abbiamo fatto, a 30 nodi, auto brake disengage. Perfetto. After landing, transponder, dov'è? No, non è su questa pagina, ma è qua. Ok. TFC la possiamo disattivare, magari anche terrain che l'avevo messo prima. Speed brake, tutto down. Poi land and light off e attiviamo le taxi, lo facciamo così. Perfetto. Strobe light su steady ci siamo, cabin light a posto, anti-ice is required, e più start. Beh, effetto, sì, è andato doppio, vabbè. Adesso vediamo che si avvii. Poi, pro beat off. E a questo punto, vabbè, possiamo anche gli engine, scusate, che sono qui, li possiamo mettere su off. Allora, poi auto brake off, fly director off. Lower display unit su engine. Brake temperature, check, ok. Quindi adesso, perfetto, abbiamo, possiamo appropinquarci al nostro gate. Benissimo. Tanto stavo dando un'occhiata alle prossime operazioni che dovrò fare. Come al solito ci aspetta un rullaggio abbastanza lungo, perciò direi che facciamo un piccolo taglio ed eccoci, stiamo arrivando, ma non credo ci sia un lago proprio qua accanto al percorso di sentiero di rullaggio. Ovviamente l'unica cosa che ho fatto è che qua, in effetti, ho visto che non c'era scritta, però ovviamente ho retratto totalmente i flap. Ecco, questa checklist che ho trovato è interessante, ben fatta, però in alcuni momenti mancano alcune piccole parti che quando l'ho scaricata e l'ho letta ho detto wow, fantastico. Poi però ti rendi conto soltanto volando che ci possono essere delle discrepanze. Ecco,
di qua potevo andare. Forse sì. È che non ha indicato nulla, non è fatto benissimo l'aeroporto qua di Elmas. Dovrei forse scaricarlo, fatto un pochino meglio. Tanto per le vie di rullaggio. Per qua dovrebbe esserci, credo, il gate 5, però non ha indicato alcuna. Dai, nel dubbio ci parcheggiamo accanto al camion dei vigili del fuoco, che non può che tornarci utile come cosa. E a questo punto direi che possiamo piantarlo qui. Ok. Quindi appunto possiamo mettere i freni. Controlliamo. Dobbiamo accendere il generatore dell'EPU. Poi porco pulita, facciamo qui là, sì. Ok, lo voltimeter sul EPU, EPU bleed on, autopilot reset, quindi perfetto. E arrivando al gate siamo a posto anche con le varie luci, avevo già spente quelle del taxi. A questo punto parking brake 7. Engine fuel control levelers, magari ve lo faccio vedere meglio. Da qua li possiamo spegnere. Perfetto. Il master lo possiamo. Eh sì, adesso ovviamente ci dà problemi elettrico, va tutto bene. Anti-collision light possiamo spegnere. Poi, ok, a questo punto dobbiamo mettere le shocks. Ok, e chiediamo magari la ground power. Dobbiamo aspettare che i motori, ok, sì, ma no, possiamo richiederlo. E chiediamo una scala dietro e le iron star davanti, le attiviamo. E dobbiamo, credo, aprire la porta anteriore. Rivediamo che sia tutto corretto. Ok. Perfetto. A questo punto possiamo spegnere il segnale dalle cinture, là in su. Spegnere lo yaw damper off. Magari ci colleghiamo, visto che siamo alimentati dalla ground power, quindi ci siamo. Ground power connected on, EPU off, ok. A questo punto possiamo spegnere le pompe, devo già spegnerle anche prima, però vabbè, tanto abbiamo spento quasi tutto insieme. Engine start switches, controlliamo che siano spenti, ma sì, perfetto, tutto spento. A questo punto possiamo spegnere le pompe, quelle elettriche, perfetto. L'isolation valve la mettiamo su open. APU bleed off. Transponder in standby. Ok. Master warning off. Però ovviamente mi dà per new full flight, restart checklist. Invece adesso facciamo lo shutdown, quindi IRS su off, IRS qua sopra, Windows Heat off, perfetto,
I blitz mettiamo ovviamente tutti su off e anche i pack e anche le valvole di ricircolo. Poi luci esterne off, perfetto. Adesso possiamo staccarci dalla ground power. Quindi mettiamo sullo standby power. Possiamo disattivare anche questo. Standby power. Standby power. Possiamo metterlo su off. E uncover cockpit light a posto, standby DC voltmeter l'abbiamo fatto su, anche su standby power, batteria no, che non è questa, è questa off e uncover, perfetto, abbiamo seguito tutte le procedure ragazzi. Più o meno, poi io. Abbiamo fatto al 90%. Però dai, una gran bella soddisfazione. Anche perché dell'atterraggio avete visto che prima c'era il temporale, però adesso fortunatamente è passato, quindi abbiamo fatto bene ad atterrare sulla pista. L'unica cosa, lo so, ma sto aspettando che mi arrivi il joystick nuovo, io questo lo dico. Ogni volta l'atterraggio mi viene sempre così così perché ho un tasto un po' scomodo per attivare il reverse. E mentre lo attivo, poi devo dare manetta per attivarli e intanto tenere l'aereo al centro della pista, mi viene difficile. Poi c'è vabbè, magari modificare un tasto, ne devo sacrificare uno. E questa è l'unica parte un pochino così, l'unica nota dolente. Però dai, è stato un bel volo, io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. E direi che ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Anche per oggi abbiamo concluso. Ti ringrazio per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti e con un bel pollicione alzato. Inoltre, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre, un caro saluto dal vostro Darwin!